Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova, breve, mi auguro, video guida su un altro aspetto fondamentale del competitivo Pokémon del VGC, ossia le strategie. Io sono Francesco Pardini e vi voglio introdurre quelle che secondo me sono le strategie più utilizzate non solo in questa series, in questa fase di regolamento, ma in generale, trasversalmente ai regolamenti che contraddistinguono ogni stagione, vengono utilizzate maggiormente e dalle quali appunto si può imparare dal passato e dare anche uno sguardo al futuro per quelle che sicuramente saranno l'ossatura di strategie che vedremo anche nei metagame futuri. Partiamo subito da qui, invece in senso stretto, una strategia che all'atto pratico vediamo spesso e volentieri in VGC 20, ossia nel metagame con le Dynamax e Gigamax. La protezione del Dynamax o Gigamax. Per proteggere un Dynamax solitamente si ricorre a determinati Pokémon che sono in grado di apprendere mosse particolari, quali possono essere, come da grafica, Clefairy con Sono Qui, Among Us con Polgorabbia e Pokémon che possano mettere in campo gli schermi come Grimmsnarl, che peraltro grazie a Burla li mette in maniera prioritaria, che riescono a far sì, nei primi due casi, di reindirizzare su di sé gli attacchi dei Pokémon, che quindi non vanno a scalfire il nostro Dynamax o Gigamax, oppure andiamo a mettere gli schermi in maniera tale che appunto il nostro Gigamax o Dynamax prenda meno danno. Un'altra strategia particolarmente in voga durante questa stagione è quella del supporto al Dynamax Gigamax. Prima abbiamo parlato di protezione, ossia far sì che il Dynamax Gigamax, già magari di per sé sufficientemente offensivamente portato, venga protetto a lungo andare, possa rimanere sul terreno di gioco più turni possibile. Bene, c'è una strategia diversa, molto utilizzata anch'essa, che è quella di riuscire a catalizzare il Dynamax o Gigamax e renderlo ancora più potente con mosse appunto utilizzate da, qui abbiamo fatto qualche esempio, Confi, Sneasel o Dusclops, che rispettivamente con Gigassorbimento, Assorbibacio, Picchiaduro, Surf, Battiterra, Rocciopomba e addirittura Furtivombra, Dusclops, possono andare a attivare la vulneropolizza, la weakness policy del Pokémon Dynamax o Gigamax scelto, raddoppiargli l'attacco speciale e far sì che esso possa diventare particolarmente potente. Oppure nel caso di Sneasel con Surf e Picchiaduro andare ad attivare abilità particolari come può essere Vapor Macchina di Colossal o Justified di Cobalion, Terrakion, Virizion, Arcanine, Lucario, eccetera, eccetera, andando quindi a far aumentare a dismisura subito l'attacco e mettere subito le cose in chiaro con l'avversario, volendo spingere sulle kill. Quanto riguarda Dusclops, come potete vedere anche da grafica, le opzioni sono innumerevoli: si può attivare le vulneropolizze con Battiterra, con Rocciotomba ad esempio su Lapras, con Furtivombra, in passato abbiamo visto su vari Dragapult, su Delmise, insomma anche Dusclops è un oggetto interessante non solo per mettere distorto zona, ma magari una volta messa anche per catalizzare il Dynamax Gigamax che gli sta accanto. Ma andiamo avanti. Le strategie più vecchie del mondo sono quelle basate sul meteo e anche in VGC 20, ma ripeto, metagame passati e lo saranno sicuramente anche i metagame futuri, non mancheranno Pokémon in grado di evocare particolari condizioni appunto meteorologiche. In questo VGC noi abbiamo visto per larghi larghissimi tratti Torkoal, Charizard, poi Torkoal è stato bannato, è subentrato Ninetales, insomma abbiamo visto il forte utilizzo di questi Pokémon in grado di evocare la luce solare intensa, il Sunny Day, abbiamo visto la Rain ultimamente con l'introduzione nei primi DLC di Politoed e Kindra, e abbiamo visto a lunghi, lunghissimi tratti, direi in maniera incessante, proprio la tempesta di sabbia con Tyranitar ed Excadrill. Hanno tutti vari effetti collaterali. Nel caso della luce solare vengono potenziate dell'1,5 le mosse di tipo fuoco e diminuite alla metà le mosse di tipo acqua. Succede al contrario quando c'è la pioggia, vengono aumentate dell'1,5 le mosse di tipo acqua e dimezzate le mosse di tipo fuoco. Ci sono particolari Pokémon che sotto sole
pioggia o forte sabbia raddoppiano la loro velocità. È il caso di Venusaur, Shiftry, Vileplume, Lilligant sotto sole, è il caso di Seismitoad, di Kindra, di Ludicolo sotto rain, e è il caso di Escadrill e altri Pokémon poco utilizzati che comunque si raddoppiano la velocità sotto Sand. Su queste cose si è sempre costituita una strategia e sempre lo si farà perché si ha un vantaggio strategico notevole. Un altro modo di intendere e costruire il proprio modus operandi strategico in partita è sempre stato quello di sfruttare una mossa molto particolare, distorto zona, trick room, che rende i Pokémon più lenti i primi ad attaccare e i Pokémon più veloci gli ultimi ad attaccare, ribaltando di fatto l'ordine degli attacchi normalmente costituito in una partita. Questo fa sì che ci siano particolari Pokémon, io qua ve ne ho messi 8 ad esempio, che rendono particolarmente, perdonate il gioco di parole, sotto distorto zona: Rhyperior, Amoongus, Mazdel, Marowak, Alola, Torkoal, Latterin, Gigalith e Dusclops, proprio perché Pokémon molto lenti ma che hanno o un'utilità offensiva, come può essere il caso di Rhyperior, Gigalith, Marowak, oppure un'utilità strategica, come può essere Amoongus, che è più lento magari di tutti e fa spora prima degli avversari, mandando a addormentare appunto uno dei Pokémon dell'avversario. La Hard Trick Room, in gergo HTR, è sempre stata una strategia, sin da quando è stata inserita la mossa Trick Room utilizzata, e quindi dobbiamo metterla bene a fuoco, non solo per usarla, ma anche eventualmente per bloccarla quando andate a costruire un team. Un ultimo modo di concepire delle particolari strategie è emerso in tempi recenti con il proliferare di varie abilità molto particolari e sempre più dettagliate di vari Pokémon, che li rendono molto diversi da altri loro compagni, avendo un'abilità che o solo loro o loro e altri pochi esponenti possono apprendere. Il caso di Corviknight, Colossal, PZ, Talonflame, Darmanitan, di Galar, Aulucia, Cinderace, Cobalion, e con Cobalion mettiamoci dentro anche Terrakion, Virizion, Lucario con il Justified di cui parlavo prima. Si può decidere di costituire un team, una strategia, partendo da una di queste abilità. È l'esempio più lampante, lo abbiamo con il blocco di carbone Colossal, che va proprio a creare un archetipo a sé stante, il Colossal Team, che si fonda proprio su Colossal, sull'attivazione della sua Vapor Macchina. Idem con appunto l'ultimo esempio che abbiamo fatto, Cobalion, il beat up team, fare picchiaduro su un Pokémon che abbia Justified può fargli andare a aumentare subito dal primo turno più 4 l'attacco, diventare infermabile. Ma ecco, tenete ben presente quando analizzate, fate lo screening di ogni nuovo metagame, le varie abilità più particolari delle altre, perché magari proprio da esse si può partire per sviluppare una strategia vincente più particolare delle altre. Io mi voglio fermare qua perché questi devono essere brevi video facilmente consultabili. Vi ricordo che trovate anche altri video con altri argomenti particolarmente importanti per il competitivo su questo canale, quindi dateci un'occhiata. Grazie a tutti per l'attenzione, noi ci vediamo con un nuovo approfondimento prossimamente.